Cari amici, care amiche, oggi c'è con me il signore della risata italiana, Neri Parenti, tanti film fatti, molti dei quali di Natale, ma non solo, ha collaborato con tantissimi attori del nostro cinema, molti dei quali con la maiuscola. E in particolare vorrei partire da Paolo Villaggio, che dopo i primi due fantozzi diretti da Luciano Salce incontra Neri Parenti, se ci racconti un po' com'è andata. Beh, è andata che Villaggio, dopo due film con Salce, aveva deciso di fare il regista. E quindi, però, quando ha cominciato, diciamo, a lavorare in questa veste, si sono accorti che non era tanto affidabile, perché ovviamente, pur essendo una persona molto intelligente, per fare il regista, poi c'è tutto anche un lavoro non artistico, insomma, senza il quale naturalmente non si va da nessuna parte. E allora gli hanno proposto di affiancargli una specie di co-regista e la scelta cadde su di me, uno perché ero mo molto giovane, quindi poco ingombrante, avevo 28 anni, quindi avevo fatto solo un piccolo film, però dimostrando di portarlo a casa. E quindi Villaggio accettò questa proposta con grande entusiasmo, anche perché io con Villaggio avevo fatto già tanti, insomma, 4-5 film come aiuto regista per Steno, per Giorgio Capitani, per Festa Campanile. Quindi lui, entusiasta, disse di andare a casa sua per parlare di questa futura collaborazione. Solo che quando mi sono presentato a casa di Villaggio, lui mi ha guardato e mi ha detto: "Ah, ma sei tu, Neri Parenti?" Io pensavo era un altro. Allora io dissi: "Vabbè Paolo, allora chiama quell'altro, io vado via." E Paolo disse: "Ma no, oramai sei venuto te, va bene così." Quindi insomma non è stato proprio per grandi meriti, insomma, per un errore di villaggio. Sì. E come persona invece com'era? Beh, intanto una persona molto intelligente, e quindi questo è sempre un bel andare per poterci per lavorare. E soprattutto non era attore, non mi spiego meglio, era attore, però i suoi interessi erano tutt'altri, erano fare vacanze, viaggi, mangiare, guadagnare soldi. Ma la cosa dei soldi forse l'ha detta più di una volta, sì, che gli piaceva proprio fare i danè. Sì, fare l'attore poi alla fine era un accessorio, un corollario. Però chiaramente era quello anche che gli consentiva tutta l'altra parte della sua vita che lui riteneva più importante. E questo quindi chiaramente facilita il lavoro di un regista, perché è una persona priva di tutte quelle fisime che a volte hanno gli attori, anche giustamente, essendo esposti, persone esposte, no? Quindi, oddio, la perdita del successo, come vengo, come non vengo, sto male, sto bene, quella battuta. Quindi tutta questa parte qui, che di solito è un po' la rottura di scatole, in realtà con Paolo non c'era. Poi io ho avuto la fortuna anche che lui aveva due collaboratori praticamente irrinunciabili, che purtroppo non ci sono più, che erano Piero De Bernardi e Leo Benvenuti, che erano gli scrittori, gli sceneggiatori storici di Villaggio, ma non solo, di Monicelli, di Scola e di tanti altri, di cui lui si fidava ciecamente, per cui quando arrivava una sceneggiatura, sì, magari aveva sempre un po' di paura perché non voleva mai cominciare, faceva un po' di bizze, però alla fine, insomma, quando partiva andava tutto bene. Ti ho ritrovato in questo periodo anche dopo il lockdown, anche grazie ai ragazzi di Rivolgiamo Boldi e De Sica insieme, che sono vostri grandissimi fan. E così ho scoperto anche l'ultimo libro che hai fatto, il libro di Due Palle di Il Natale. primo, il primo. Il Non primo, l'ultimo. infatti, sì, ho detto ultimo perché di solito i film si dice chiaramente che i film sono la tua ultima cosa, invece il libro di Neri Parenti, grazie della correzione giustissima, con tanti aneddoti e mi era piaciuto il sottotitolo che dice Gli aneddoti e retroscena dei miei cinepanettoni che non troverete su Wikipedia. E questo mi ha incuriosito subito perché ormai troviamo tutto su Google, su Wikipedia, invece delle cose che vengono dall'autore, regista, da colui che ha pensato questi personaggi, poi davvero hai lavorato con tantissimi. Avevo letto qualcosa che non sapevo anche di Terence Hill e Bud Spencer.
Bud Spencer tanti anni fa, hai No, no. collaborato con lui. Adesso probabilmente dopo questo libro purtroppo si troveranno anche su Wikipedia questi E aneddoti. ormai si ruba tutto, ormai i social sono così, sono vampiri di notizie. Sì, beh, io con Terenzino non ho mai lavorato, con Bud Spencer ho lavorato come aiuto regista e quello che racconto nel libro però è un aneddoto, cioè, poi aneddoto non è neanche la parola giusta, una storia perché poi va a finire male, di quando lavoravamo insieme, quando lavoravo con Stan facevamo Piedone in Africa. Quindi era ai tempi di Mandela, ai tempi in cui le persone di colore vivevano tutte a Soweto, insomma era un periodo brutto e noi avevamo bisogno per il film di un bambino di colore e quindi io fui mandato molto prima in Sudafrica, a Johannesburg, a fare questa ricerca e non era facile per niente perché il bambino doveva avere 6 anni. E quindi oltretutto parlavano quasi tutti Swahili, non, mentre invece noi dovevamo che parlasse almeno inglese, un po' l'inglese. Insomma, ci sono stato tanto tempo, poi gira gira, finalmente un giorno per miracolo ho trovato questo bambino che si chiamava Baldwin, fantastico, un attore nato, e avevo anche la fortuna di avere una mamma che parlava perfettamente inglese. E quindi io con questa mamma un po' di Swahili lo sapevo, perché ero stato in qualche Ti film prima. ricordi qualcosa dello Swahili? No, assolutamente. Nada de nada. Sono passati 50 Ah, anni. No, 50 no, ma tanto. certo. E allora abbiamo fatto questo film con questo Baldwin, bravissimo sempre, non ti dico, e a un certo punto però il film si doveva spostare in Italia e quindi anche in Italia si doveva spostare questo bambino. Per cui quando siamo partiti per tornare in Italia e fare quelle scene in Italia, siamo arrivati il giorno prima di Natale, la vigilia di Natale, e tutti avevano all'aeroporto, erano tutti, perché eravamo stati tanto tempo fuori, familiari che erano venuti a prendere, eccetera. Io no, perché i miei vivono a Firenze, quindi li stavo per raggiungere per il Natale. E a un certo punto in questa ala dell'aeroporto tutti andavano via, e c'era rimasta in mezzo questa mamma, Anna si chiamava, e Baldwin, lo teneva per mano con una pista, con un biglietto dicendo da Chile, e mia mamma mi ha detto, ma noi adesso qui che facciamo? Certo. Allora io gli ho detto, voi venite con me. Allora, li ho presi, li ho caricati in macchina, li ho portati a fare a Natale a Firenze con la mia famiglia, che oltretutto in quel periodo io avevo dei fratelli più grandi che avevano dei bambini tutti dell'età di Baldwin. Ah, che bello, della stessa età. Mia madre gli ha preparato l'albero di Natale, cioè già l'alberone di Natale, mia madre gli ha comprati i regali, e questo bambino improvvisamente si è trovato per la prima volta, perché nel sul set stava con i grandi, si è trovato per la prima volta con tutti i bambini bianchi che lo Certo. trattavano esattamente come uno qualsiasi. Questo chiaramente per lui è stato una cosa, la mamma piangeva, non ti dico, poi siamo rimasti in contatto. Il fatto tragico di questo racconto è che poi dopo sono rimanendo in contatto con la madre per lettera, perché ancora ai tempi chiaramente non c'era mail o cose del genere, forse anche per ragione di aver vissuto una vita normale, anche se per pochi giorni, lui è diventato il capo della rivolta di Soweto, quindi il capo della rivolta contro il razzismo e purtroppo l'hanno ammazzato. Quindi quando era giovane, aveva 20 anni, 22 anni, quindi poi a un certo punto ho ricevuto purtroppo una lettera della madre che mi diceva che Baldwin, Bodo, come si chiamava, non lo chiamavamo noi, No, purtroppo no, no. c'era più. Però è una bella storia. Sì, non lo conoscevo assolutamente, invece dopo aver girato davvero tutto il mondo, insomma, con noi Natale sul Nilo, poi Natale in Africa, Natale anche è ricapitato durante l'11 settembre, forse a New York, poi avete No, girato in America. no, quello è diverso. Noi dovevamo andare a New York a girare Natale a New York. Eravamo all'aeroporto per partire e mentre eravamo all'aeroporto è avvenuto l'attacco alle Torri Gemelle e quindi siamo tornati a casa, ovviamente.
E il film poi non si è più, perché oltretutto era già stato girato un pezzo di questo film, mancavano solo le riprese a New York, e New York fu sostituita con Amsterdam, e il film invece di chiamarsi Natale a New York si chiamò Merry Christmas. Era questo Merry Christmas. Natale a New York l'abbiamo rifatto 10 anni dopo, insomma, poi. Invece quest'anno Natale su Marte. Dopo Adesso. tanti anni, Boldi De Sica insieme. Lo so, in realtà erano già tornati insieme 2 anni fa, però diciamo in una commedia più Eh sì, tradizionale. diversa, anche i ruoli erano Questo molto invece diversi. era proprio un remake dei cinepanettoni più classici. Beh, Marte è un po' figlio del Covid Del Covid. per tanti motivi. Uno è che siccome non si sapeva bene, perché è stato girato durante il periodo del Covid, quindi non si sapeva bene se sarebbe uscito, se i cinema avrebbero riaperto, ma soprattutto non si sapeva nel mondo che cosa succedeva. Quindi se uno avesse ipotizzato, dico, vacanze a Berna, dico per dirne una, Sì, e poi qualsiasi città a Berna ci fossero stati ci puoi milioni di andare. morti, sarebbe stato terribile. Quindi abbiamo cercato un'ambientazione di fantasia a Marte, dove chiaramente nessuno c'è mai stato, insomma, nessuno sa cosa c'è. E in più questo ci ha permesso di girare il film, che se no non si sarebbe potuto girare, seguendo i protocolli del lockdown, per cui avevamo tutta una parte che si svolgeva su Marte, e quindi Marte ovviamente non c'è, e quindi abbiamo ricostruito in teatro a Cinecittà, dove c'erano dei controlli molto precisi, dovevi entrare, ti facevano il controllo, tu potevi stare solo nel tuo teatro, non erano chiusi i ristoranti, ognuno aveva il suo Cadri. Si facevano i tamponi ogni 2 giorni, quindi, e l'altra metà del film l'aveva ambientato in un albergo che noi dicevamo era su Marte, e a quell'epoca gli alberghi erano praticamente tutti chiusi, e quindi siamo riusciti ad avere un albergo tutto per noi, dove abbiamo continuato a seguire tutte quelle procedure, per forse no, il film non si sarebbe potuto fare. Certo, e, diciamo chiaramente essendo i cinema chiusi, in questo momento si può Il vedere cinema sulle sulle piattaforme. piattaforme. Sì, adesso è proprio libero, è proprio su, diciamo, se sei abbonato lo guardi, non devi pagare niente. È uscito i primi 10-15 giorni, invece è uscito on demand, per cui chi lo voleva vedere doveva pagare un noleggio. Invece l'ultimo film che avevano fatto assieme Boldi e De Sica? Si chiamava, mi sembra, Amici come prima, o qualcosa Amici come del genere. prima, perché c'è stato un lasso di Quello tanti anni che non hanno lavorato più assieme. l'ha fatto Christian, però quel film lì, Amici come prima, non l'ho fatto io, l'ha diretto Christian insieme al figlio Brando. Eh sì, sono stati quasi 15 anni, mi pare, senza Sì. essere. Beh, sai, sono dei momenti della vita. Comunque. Poi si sono dette un sacco di sciocchezze su questa separazione, litigi, gelosie. In realtà, appunto, anche Wikipedia lo dica così. Invece non è affatto così. È stato un fatto tecnico, che adesso è lungo da spiegare, ma una Certo, certo, certo. questione contrattuale, dei contratti finivano, dei contratti invece erano ancora in essere. Massimo aveva certe esigenze che a De Laurentiis insomma, non voleva seguire, ha avuto un'offerta molto buona da parte di una società concorrente, per cui c'è stata questa separazione, ma niente di drammatico, insomma. Certo. Invece il Natale sul Nilo è stata meravigliosa tutta la navigazione e magari non tutti sanno come hai fatto a scoprire proprio una nave che potesse essere a disposizione di tutta la troupe, girare all'interno dei tempi di Abu Simbel solo per chi lavorava, è stata una cosa unica. E dove l'hai trovata, insomma, questa nave? Questa nave l'ho trovata. Ah, no, aspetta, però faccio una premessa, perché sono andati in Egitto Aurelio De Laurentiis e l'organizzatore generale Maurizio Amati per cercare questa nave, perché noi avevamo bisogno di una nave tutta per noi, che potevamo governare naturalmente. E questo praticamente non è. Si sono accorti dell'impossibilità, perché chiaramente erano tempi di turismo.
e quindi per chi c'è stato, noi proprio abbiamo girato sul lago, ma insomma, per chi c'è stato, queste navi è come un aeroporto, cioè una nave arriva in una deriva, scendono le persone, poi risalgono, arriva la nave dopo, quindi era assolutamente impensabile che ci fosse una nave autonoma sul Tutta Nilo. quanta a No, che disposizione. aveva i suoi orari e quindi bloccava le navi prima, ritardava, era assolutamente impossibile, ma soprattutto non si trovava una nave con delle caratteristiche scenografiche per quello che era stato scritto nel film. E, insomma, la cosa più importante era che avesse una specie di passaggi esterni alla nave, da poter vedere le persone come si muovevano, eccetera. E quando ho ricevuto la telefonata di De Laurentiis dall'Egitto, in cui mi diceva: "Guarda, qui non c'è niente da fare", ero fermato per strada a telefonare, ho girato l'occhio, ero davanti a un'agenzia di viaggio in cui era esposta la pubblicità di un viaggio in Egitto su una nave che era esattamente come ci serviva, ma non solo, che andava in lago. E quindi non poteva evitare tutte queste cose qui. Insomma, è stata trovata dopo un mese in Egitto, è stata trovata a Piazza Mazzini la nave. Wow, vedi che caso incredibile. E hai lavorato anche con Maradona, sei riuscito ad avere Maradona in un film, come è stato dirigere il Pipe d'Oro, che è davvero un mito. Per tantissimi è rimasto nel cuore dei napoletani, degli argentini, ma di tutto il mondo. Beh, più che io è stato bravo De Laurentiis perché è riuscito a convincerlo, perché certo non era un'impresa facile, ma lui era appena entrato nel mondo del calcio, quindi aveva questo entusiasmo nel voler mettere anche nei film, no, questo mondo, e è riuscito. E certo non è stata una lavorazione semplice, perché chiaramente uno non era un attore, due non era in un bel momento della sua Della vita, sua. aveva un sacco di problemi, eccetera, aveva problemi un po' di salute, un po' col fisco, un po', insomma, molti, era un brutto periodo. E quindi la cosa più difficile è stata che lui, per venire, ha imposto tre regole per venire a fare questo film. Una era di non di, si doveva girare a Napoli, quindi noi abbiamo, invece, secondo noi Sì. dovevamo a Napoli, quindi abbiamo ricostruito Napoli a Roma praticamente. Due, di non giocare a pallone se non in una scensola, e la terza era quello di non avere orari, quindi lui poteva decidere quando venire a lavorare, quando andare via. Comodo. Quindi chiaramente la cosa era che a un certo punto lui prendeva, andava via. E quindi c'era questo set in cui c'erano due troupe che si alternavano nelle 24 ore, quando lui decideva di Pronto tornare. intervento, cinema. Sì, però era carino, quando arrivava si scusava con tutti, ci faceva perdere ancora più tempo così, naturalmente, no? Invece era Certo, i cominciato subito convenevoli, a tutto lavorare. quanto. Però insomma, alla fine è andata bene, insomma, lui è stato contento, io ho la sua maglia 10 dell'Argentina con una dedica veramente struggente. Bel ricordo, davvero. Mi fa super piacere rivedervi oggi, Neri, Però in anche a me. questo incontro. E speriamo di rivederci, ecco. Perché no? Perché no? Perché no? Vediamo cosa ci porterà quest'anno. Speriamo bene. Intanto questo Assei Re vedo che è rimasto mi viene ricordato quando mi è capitato di fare qualche serata così che lo ripropongono, dico, vedi, anni fa me lo dissero, ho detto, vedrai, tu hai fatto televisione, hai fatto qualcosa nel cinema, insomma, con te, e fare una cosa nel cinema vedrai che ti darà soddisfazione anche dopo tanto tempo, insomma, vedo che è sempre molto ricordato, Così. molto amato, quindi mi fa piacere un pezzettino della mia vita che abbiamo trascorso assieme. Va Va bene. bene. Allora ti ringrazio e grazie Grazie a anche, te, non so chi ti ascolta, chiunque ti Neri. ascolti, Sì, va e ci bene. sentiamo presto. Ciao, ciao, Ci Giuliano, sentiamo ciao. presto.